È come sempre una festa, con gli appuntamenti sportivi, come la nuotata lunga o le mostre tematiche, ma è anche un momento solenne, con celebrazioni e ricordi di gente che il mare l'ha vissuto e affrontato in tutta la sua forza e impetuosità, e alle volte, purtroppo, non ce l'ha fatta. Giunta la sua 56esima edizione, la Festa del Mare, il tradizionale appuntamento estivo, serve per commemorare i caduti del mare e quelli della tragedia del Fortunale del 1964, dove perirono 4 marinai fanesi. Rappresenta quest'anno anche un'occasione per commemorare il sommergibilista fanese Giovanni Franchini in occasione del centenario della Grande Guerra, perito a bordo del sommergibile Nereide proprio nell'agosto del 1915. Oltre a questi momenti sacri c'è il periodo ricreativo, ludico, che culminerà con i fuochi d'artificio delle 24, un piccolo buffet dopo la cerimonia, stand gastronomici, ristoranti che aderiscono a questa iniziativa e quindi sono due giornate molto belle a cui partecipano in genere tanti cittadini e noi invitiamo tutti i turisti a stare con noi. Le celebrazioni inizieranno alle ore 9 di domenica prossima con la deposizione della corona presso la statua della Tempesta e la celebrazione della Santissima Messa da parte del Vescovo Armando Trasarti al Monumento ai Caduti. A seguire poi la toccante cerimonia della deposizione della corona in mare. Ci sarà maggiore enfasi per il momento della cerimonia così del getto della corona in mare attraverso due imbarcazioni. La comandante ha espresso il desiderio di avere un'imbarcazione più consona al rito e quindi c'è stata la disponibilità del proprietario del Caico di mettere a disposizione questo vascello che ha un pubblico più contenuto, però l'altra imbarcazione, quella più grande, ospiterà fino a 200 cittadini che vogliono seguire il rito in mare. Poi ricordiamo che c'è la nuotata lunga anche tra gli eventi sportivi che caratterizza questa giornata, insomma.